Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qua pronti ad andare a giocare la tappa numero 4 della nostra Vuelta. Ragazzi, primo arrivo in salita, quindi attenzione, sarà veramente tosto. Primo arrivo in salita che nella realtà arriva a Pico Villerquas, una tappa di 170 km, nella realtà la nostra 183 è un filino più lunga, nella realtà l'inizio tappa è un po' più duro del nostro, però il finale, secondo me, la Puy de Dôme, come so io, potrebbe rispecchiare bene il finale della Vuelta, insomma, di quest'oggi, quindi vedremo. Ragazzi, andiamo a giocarla. Occhio che alla Puy de Dôme, su TDF 23 arrivava spesso la fuga, quindi magari piazziamo qualcuno in fuga. E poi attenzione con Kuss, ragazzi, perché dobbiamo iniziare a pensare a Kuss più che a Van Aert. Dopo che Van Aert ci ha vinto tutte e tre le prime tappe, vedremo se Kuss riuscirà a continuare o se arriva la fuga, chi mi andrò a mettere in fuga, se riuscirà a continuare questa serie di vittorie consecutive. Andiamo a giocarla. Ed eccoci qua alla partenza, ragazzi, sono con Hultebrooks perché voglio andare in fuga con lui, sperando che ce lo lasciano andare. Insieme a lui voglio metterci Attila Walter e Van Barle, perché comunque c'è alta probabilità che questa fuga possa anche andare. Secondo me anche nella realtà bisogna fare attenzione alle fughe quest'oggi. Dipenderà sempre se dietro ci sarà qualcuno che prenderà in mano la situazione. Quindi staremo a vedere. Intanto Van Barle e Walter attaccano, quindi andiamo dietro con il nostro Hultebrooks che si è fatto un attimo sorprendere. Attenzione. Ok, va bene. Diciamo di rallentare a quei due. Diciamo così, mettiamo Van Barle che ne so a 90, così dovremmo rientrare abbastanza agevolmente. Il cazzo, perché sta tirando Attila Walter, quindi giustamente non rientriamo. 80. Ok, ora dovremmo riuscire a rientrare abbastanza tranquillamente. Eccoci qua, perfetto. Collabora, diamo gregario subito a Van Barle, leader di tappa Hultebrooks. E andiamo avanti. Non facciamo tirare troppo forte perché da dietro aspettiamo che rientri il gruppo di Fortunato. Inutile spremere Van Barle quando dietro abbiamo altra gente che può aiutarci. Perfetto. Ora Van Barle va a collaborare e dovremmo essere a posto. Allora, ragazzi, intanto parliamo della tappa di ieri, che ha visto vincitore uno splendido Van Aert, che ha regolato in volata Caden Groves, che comunque è arrivato secondo, quindi bravo. Terza posizione Aberasturi, bravissimo. Quarto Marit, via via tutti gli altri. Che dire, Van Aert stavolta non ha sbagliato, ha fatto tutto perfetto. Anche la squadra, devo dire, perché comunque nel finale anche Affini è riuscito a lanciarlo abbastanza bene, anche se poi ha sfruttato bene anche il terreno dell'Alpecin nei metri finali, insomma. E Van Aert è riuscito a vincere quindi finalmente una tappa dopo che erano già mesi che non alzava le braccia al cielo. Finalmente è riuscito a vincere. Dai, sono contento anch'io, anche se sapete che non è che lo tifo proprio Van Aert, però neanche mi fa cagare, quindi cioè, sono contento della sua vittoria, insomma. Ragazzi, allora, da un attimo, GTM, con chi facciamo? Perché Hultebrooks, se mi rientra in classifica, possiamo provarci per la maglia bianca. Anche se però i rivali sono tosti e della maglia bianca, quindi io credo che Hultebrooks si debba concentrare più sulla Poix, ragazzi. Quindi proviamo a prendere questi primi due punti. Perché se no li prendevo con Attila Walter. Però, ragazzi, Hultebrooks non ne ha, secondo me, per fare la maglia bianca. Perché comunque c'è Carlos Rodriguez, cioè c'è gente comunque decente. E Hultebrooks su sto gioco non è così forte. Allora proviamo intanto a prenderci questi primi due punti. E intanto ci riusciamo, quindi bravo Hultebrooks. Ok. Andiamo avanti. Dicevo ragazzi, quindi bravo Van Aert, sono contento anch'io per lui, anche se sapete appunto che non lo tifo, anche perché io sono team Van der Poel tra i due, quindi non tifo Van Aert, però lo rispetto tantissimo e fa piacere vederlo vincere perché mancava questa vittoria già da un bel po', quindi sono contento per lui. Vediamo oggi, quest'oggi Van Aert non penso possa salvare la maglia rocca, a meno che il gruppo non decida di prendersi una giornata di riposo come spesso avviene nel Giro d'Italia. Mi ricordo tipo il Giro d'Italia di 2 anni fa, che gli arrivi in salita praticamente era come se fosse un arrivo in volata per il gruppo, arrivavano tutti insieme. Quindi speriamo di no, insomma, speriamo che non riesca a difenderlo solo perché vorrei vedere una tappa bella combattuta. Come detto prima, occhio alla fuga, non sottovaluterei neanche un'ipotesi di fuga. Certo, essendo il primo arrivo in salita, non lo so. Cioè, secondo me gli uomini di classifica vogliono almeno provare a vincere una tappa. Però non si sa mai, occhio comunque alla fuga. Però
però secondo me la Bora, ma anche la UAE terranno sotto controllo. Secondo me oggi vogliono provare a vincere. Almeida, Adam, Roglic vogliono provare a vincere. Quindi secondo me la fuga non arriverà. Comunque attenzione, proviamo a prendere questi due punti. Vediamo Wildebrooks che si lancia e ce la fa, bravo Wildebrooks, altri due punti per lui. Dicevo, secondo me non ce la fa la fuga ad arrivare, però comunque occhio, perché se ci vanno uomini forti, attenzione che non si sa mai sottovalutare, insomma, l'ipotesi fuga. Io ripeto, spero che non arrivi la fuga, vedremo insomma le prime, come dire, i primi equilibri di questa Vuelta, li andremo a scoprire quest'oggi. Vedremo come stanno insomma tutti i favoriti, come sta anche Roglic dopo la caduta, da capire un pochettino, ma secondo me sta bene Roglic. Spero nel mio Adam, insomma spero possa fare una bella tappa Adam Yates. Vedremo anche Joao Almeida come sta, vediamo se può provare ad essere lui l'antagonista di Roglic, oppure il mio Adam, spererei il mio Adam insomma. Vedremo Kuss. Sono curioso anche di vedere Kuss, perché Kuss sembra in ripresa, dopo un anno così dove non è riuscito a fare molto, sembra essere in ripresa, quindi vedremo insomma quest'oggi se potrà fare qualcosa il vincitore uscente della Vuelta. Intanto ragazzi, traguardo volante che non ci interessa, quindi lo skippiamo così, concentriamoci su questa tappa ragazzi, dobbiamo capire se arriverà la fuga o meno. Nella realtà io sono anche molto curioso di vedere Landa, sapete che a me piace molto Landa, sono curioso di vedere se è ancora il Landa del Tour, ma non so, ho paura che non sia più il Landa del Tour secondo me, quindi un po' di paura ce l'ho, però ci spero insomma che possa far bene. Allora, 5 minuti il vantaggio, buono ma non buonissimo, mi ricordo sul 23 che la fuga prendeva poi largo nei chilometri finali anche in questa tappa, quindi mai dire mai, comunque 5 minuti sono abbastanza. 700 metri, 600, 500, proviamo a partire ora. Andiamo Wildebrooks che si va a prendere altri due punti. Sì, perfetto, altri due punti per il nostro Chan. Allora, lasciamo sempre collaborare Van Barle. Ok. Ragazzi, dobbiamo capire insomma se può arrivare la fuga o meno. Io comunque dovrò andare dietro con Kuss, credo. Qua davanti dovranno un po' cavare da soli, il mio Wildebrooks e anche Attila Walter, mentre Van Barle direi che l'abbiamo già abbondantemente sfruttato. No, 4 minuti, stanno richiudendo un pochettino, stanno richiudendo. Allora, è da capire, perché noi siamo in 3, quindi è buona la situazione. Il problema è che io devo andare dietro, ragazzi. Allora, adesso c'è la fine della discesa. Ok, mi ricordo che partivano subito gli attacchi, quindi do a tutto il mio gruppetto di seguire gli attacchi, 2 minuti e 20. Vado dietro, ragazzi. Vado dietro con Kuss. Devo stare più attento con lui. Vediamo. Kuss per ora non collaborare. Davanti, tutti a seguire gli attacchi, anche Wildebrooks, ovviamente. 2 minuti, non sembrerebbe esserci attacchi davanti. Allora proviamo a dare un piccolo strappettino con Van Barle, che purtroppo nella realtà non c'è più in questa Vuelta. È stato lui, mi sembra, il primo ritiro, se non erro, di questa Vuelta. Purtroppo per lui. Allora vediamo, Van Barle che tira. 1.40. Non lo so, Non lo so, allora io darei il gel ai miei ora, perché stanno affrontando il tratto più facile della salita, anche qua dietro, cazzo Affini, me lo sono dimenticato, si è staccato, va bene, non insistere così forte. Allora diamo il gel anche al nostro Kuss e al nostro Van Aert ora. Occhio Kuss, calma, prendi il gel. E ora dobbiamo rimanere molto concentrati, ragazzi. Molto, ma molto concentrati sul nostro Kuss. Che non lo so, non lo vedo molto bene. Vi dico la verità, non lo vedo molto bene. Addirittura sta meglio Van Aert, quindi gli darò di seguire gli attacchi anche a Van Aert. Vediamo se riesce a difendersi la roca. Non ho buone sensazioni su Kuss. Ragazzi, là davanti ancora nessun attacco. Strano, molto strano.
Per ora lascio Van Barle finché ce l'ho, poi al limite tiro un'attaccata io con un Hildebrandt e Attila Walter. Allora, attenzione, c'è davanti chi è? Lipovic, che fa ritmo. C'è anche Schilmose in maglia bianca. 4 km. Occhio con Kuss. Forse qualcuno a proteggerlo serviva, però sono già tutti morti a parte Van Aert. Van Aert, lasciamogli fare la sua tappa che sembra avere ancora energie. Là davanti, Van Barle sta arrivando al termine del suo splendido lavoro. Quindi, ragazzi, proviamo a partire. Proviamo a partire, Van Barle lo rialziamo. Proviamoci. Proviamo a partire con Walter e Hildebrandt. Sarebbe da andare un attimo davanti e controllarli noi, però. Allora, lì c'è Van Barle che si sta staccando. Non riesco a capire. Sto provando a guardare il gruppo davanti, non riesco a capire. Attenzione qua che c'è l'accelerata da parte di un uomo della Bora, credo Daniel Martinez. No, è Lipovic ancora. È ancora Lipovic, ragazzi, che fa un super ritmo. Attenzione. Il nostro Kuss deve stare attento. C'è anche Tiberi qua con Caruso, con Landa. Occhio Kuss, occhio che si crea un buchettino. Bravo, bravo il nostro Kuss che riesce in qualche modo a rientrare in questo buchettino. Davanti hanno fatto la differenza. Calma, calma allora. Attila Walter, Vammi al 100. Hildebrandt, così. Allora, attenzione qua. Con ancora la squadra di Roglic, la Red Bull Bora, tutta davanti. Tira forte il nostro Kuss, non lo so, lo vedo un pochettino in difficoltà il nostro Kuss. Non so se riuscirà a tenere questo ritmo fino alla fine di questa salita, però per ora bene, per ora bene. Prova a rimanere attaccato. Tra l'altro c'è ancora Van Aert da dargli subito il gel rosso. Attila Walter sta. Attenzione, è rientrato anche Fortunato e Mentis. Sono rientrati anche Fortunato e Mentis. Per ora lasciamo lavorare Attila Walter fin quando crolla. Qua ragazzi, la Red Bull Bora sta andando anche forte. C'è anche Almeida lì. C'è anche Almeida, lo vedete lì davanti. Prova il nostro Kuss a rimanere qua agganciato con le unghie e con i denti. Per ora ci sta riuscendo bene. Van Aert si stacca, non ha più gel rosso per seguire. Attila Walter è andato. Attila Walter è andato. E ora, caro il mio Chan, cosa facciamo? Chan, devi star lì. Io devo pensare a Kuss. Vorrei andare davanti, però devo pensare a Kuss, ragazzi. Ancora Roglic, ragazzi. Roglic ora sta andando. Roglic ora sta andando. Ma il nostro Kuss non è da meno. Là davanti Hildebrandt deve provarci. Deve provare ad attaccare ora. Perché se no Roglic lo riporta sotto piuttosto. Ok, bravo Hildebrandt se ne va. Hildebrandt se ne va. Calma, non devi crollarmi. Non devi crollarmi, ti prego. Resisti. Ti prego Hildebrandt. Ti prego, se mi crolla la vince Roglic o comunque uno qua. E non sarà il nostro Kuss perché secondo me a breve pagherà qualcosina. Lo vedete già in difficoltà, ti prego Hildebrandt, ti prego. No, è crollato. È crollato Hildebrandt. È crollato Hildebrandt. Io credo che la vinca Roglic o Almeida. Il nostro Kuss, bravo, si deve rialzare solo ora. Cavolo, Hildebrandt si è ripreso proprio alla fine. Peccato, la vince credo Almeida o Roglic? Roglic? Roglic. La vince Roglic, il nostro Kuss tutto sommato bene. Comunque arriva lì. Non troppo lontano, ha perso però comunque qualcosa, credo mezzo minuto, non ho guardato bene, però penso che abbia perso sul mezzo minuto, se no anche qualcosina in più. Van Aert perde la rossa, ovviamente, però si difende anche lui. Hildebrandt bene, comunque è arrivato davanti al nostro Kuss. Peccato, peccato, è stato ripreso proprio all'ultimo, questo mi fa un po' rodere, però ragazzi ci sta, purtroppo sono più forti quelli là che hanno vinto, ovviamente Roglic e Almeida fortissimi, favoriti di questa volta. Comunque il nostro Kuss, tutto sommato, dai, se l'è cavata.
E allora ragazzi, bravo il nostro Wildebrooks che ci ha creduto fino alla fine, dalla fuga arriva quarto, 25 secondi, Kuss perde 40 secondi da Roglic, che sono tanti, sono abbastanza insomma. Nono Attila Valtra 1,41, decimo Van Aert 1,44, quindi situazione di classifica generale che vede Roglic andare in maglia roja, Almeida 17 secondi, 1,03 Carlos Rodriguez, 1,07 Van Aert, 1,58 Wildebrooks, 1,59 Kuss. Ragazzi, abbiamo già un bel distacco, 2 minuti, sarà tosta, però mai dire mai, basterebbe solo qualche picco di forma ben messo nelle tappe di montagna e si può ancora fare, certo è dura, però si può ancora fare. Bravo appunto anche il nostro Wildebrooks che per ora è quinto a 1,58, quindi attenzione che forse per i GPM dovremo cambiare uomo. Attila Valtra è anche ottavo, 3 minuti e 15, quindi per ora ne abbiamo 4 in top 10, non male. Siamo solo alla quarta tappa, ovviamente. La Poa c'è la Roglic, Wildebrooks è secondo a 16 punti contro i 21 di Roglic. La maglia verde è sempre nostra con Van Aert con 95 punti contro Roglic a 57. Giovani ciclisti, Carlos Rodriguez è ancora primo con 55 secondi di vantaggio su Wildebrooks. Di squadra, ovviamente, siamo primi noi con questa buonissima prestazione sulla Puy de Dôme. Classifica combattività: Wildebrooks, Attila Valtra e Van Barle sono nono, decimo e undicesimo. Ragazzi, che dire, vedremo se nella realtà rispecchia quest'ordine d'arrivo. Può essere, perché comunque ha vinto Roglic con seconda Almeida. Può essere. Vedremo appunto se ci sarà spazio per una fuga. Può anche essere questa cosa. Staremo a vedere. Insomma, secondo me, io mi sbilancio, dico che la fuga non arriva. Secondo me arrivano gli uomini di classifica. Saremo appunto a vedere se rispecchierà un pochettino il nostro risultato. Può essere che, ripeto, Roglic, Almeida, Rodriguez e poi Kuss, mettiamo, Wildebrooks era nella fuga ed è stato ripreso all'ultimo. Può essere. E nulla, ragazzi. Se vi... Ah no, prima vi devo ricordare anche una cosa. Quest'oggi pomeriggio sarò in live, finita la Vuelta. Quindi appena finirà la Vuelta saremo in live per andare a finire la prima stagione con la BMW. Quindi su Pro Cycling Manager, quindi da non perdere perché avremo un bel po' di corse da giocare. Non so se riusciremo a giocarle tutte, in caso alcune me le giocherò io da solo, perché comunque sono tante e siccome la Vuelta finirà sempre sul tardi, quindi 6-6 e mezza inizieremo la live, quindi già abbastanza avanti. Non so se riusciremo proprio a finirla tutta, però intanto vedremo abbastanza corse, ne vedremo due o tre corse importanti, comunque medio importanti lo sono, quindi da non perdere ragazzi. Ripeto, finita la tappa della Vuelta, quindi 6:30 più o meno la live, insomma, quell'ora lì tra le 6 e 6:30. E nulla, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. Vi ricordo sempre che abbonamenti sono attivi se vi abbonate. Grazie, grazie mille. E noi ci vediamo quest'oggi con la live. E alla prossima per quanto riguarda la Vuelta, che sarà la tappa numero 5. Ciao ciao!